Ciao a tutte ragazze, oggi è giovedì 5 ottobre e oggi iniziano da Lidl le offerte per quanto riguarda l'abbigliamento baby. Ci sono delle cose molto interessanti, ho comprato alcune cosine e volevo fare vedere. Allora ho preso questa tutina, ve la faccio vedere sia nella foto sia dal vero. Ho preso questa tutina con i pantaloni in cinghia grigio piombo e la magliettina bianca a giro. È un completo di cinghia e la felpa, cioè diciamo la parte sopra, non ha né la zip né il cappuccio, è proprio una magliettina a giro e con sotto i suoi pantaloni abbinati. Allora, per quanto riguarda la taglia, ragazze, fidatevi dei centimetri riportati qua sopra. Questa è una 74-80 centimetri e dice 6-12 mesi. Angelica è 72 centimetri e ha appena compiuto 15 mesi, quindi avrei dovuto prendere la 12-24, però questi centimetri qui su questo tipo di tutina è reale, quindi 6,72 centimetri, questo gli è perfetto, un 74,80. Quindi questa vi la faccio vedere dal vero. Ci sono questi pantaloni, adesso riflessati così perché qui c'è subito la finestra, sembrano chiari, in realtà sono un bel grigio scuro perché la cinghia riflette, forse si vede bene, meglio qui dal fascione che di cotone. Questi possono essere portati o a vita alta oppure si può fare un risvolto di questo tipo e portarli con un body all'interno o comunque si possono risvoltare oppure portare a vita alta, vedete? Questo è un 74-80, quindi se vostra figlia è alta dai 72 cm in poi, le va benissimo. Anche di lunghezza non devo fare il risvolto, quindi un 80 un po' scarso però. Sotto ci sono i polsini, vedete, fatta così, sono belli morbidi, sono leggermente un po' più strettini nella gamba, qui non sembra però. Vestono bene, sono un pochino attillati, ma allo stesso tempo morbidi e confortevoli. La sua magliettina abbinata è questa, vedete, è tutta bianca, panna, no, è più bianca, con questo disegno, questo omaggio nero con un disegnino rosa. Vedete così. Molto carina, senza zip, come dicevo, senza cappucci, proprio completamente a giro. Con i bottoncini qui per aprirla e entrare più comodamente dalla testa. Poi l'altra tutina che invece le ho preso è questa. Vedete, ha i pantaloni rosa e la maglia grigia con la testa dei gattini neri, grigi scuri e questo gattino, la testa del gattino viola. Praticamente sarebbero i pantaloni identici a quelli che vi ho già fatto vedere, rosa. Quindi non sto a dilungarmi, cambia solo il colore. E la felpa, invece questa cambia, guardate che bellina, anche così, grigia con questi, grigio chiaro, con queste teste di tipo di gattino, grigio scuro e questo inserto con il gatto fucsia. Questo è un filo che dopo taglierò perché se tiriamo si scuce. Quindi dopo, ecco, lo sistemo così. Questi due colori fanno sì, mi è piaciuto anche il fatto che, sempre stessa taglia, questo qui, che essendo così, con questi colori, si possono anche, ho visto che non stanno male neanche intercambiati. Scusate, ho sbagliato cappellino. Cioè, mettendo i pantaloni grigio scuro con la felpina grigia chiara con i gattini scuri, che sono esattamente questi gattini, sono uguali, testa di gattino è uguale a questo pantalone, e mettere questi pantaloni rosa con questa panna, perché all'interno di questo del micio, vedete qui la pancina del micio è rosa come i pantaloni, quindi non volendo non stanno male neanche scambiati, però io li metterò insomma per il momento così. Poi ne ho preso un'altra, queste non vi ho detto il prezzo, allora costano 7,99 euro l'una. Poi ho preso un'altra tuta, però questa volta l'ho presa con la zip e senza cappuccio. La tutina è questa qui, vedete? Ha i pantaloni viola e la parte sopra è una casacchina con la zip, sempre a giro. I pantaloni non li ho qui da farvi vedere perché ce li indosso Angelica in questo momento. Comunque sono identici a quelli rosa, a quelli blu, a quelli rosa e a quelli grigi, però sono color vinaccio, sono un bel bordeaux scuro. E la magliettina rosa invece è questa, vedete? E ha la parte la proteggi, la cosa bella anche la proteggi zip qui dal collo, perché i bambini quando poi tirano su
rimane questa parte di plastica che li graffia sempre qua sotto, invece col proteggicintura ciniera, anzi scusate, non cintura, viene coperta questa parte che comunque di per sé è cucita più in basso e non punge, è bella, una plastica più rifinita, diciamo. È così, e sotto ha questo fascione di cotone, anche le manichine hanno i polsini di cotone, e ha questo gattino e praticamente il nasino, i cuoricini e questo bordino qui richiamano i pantaloni, quindi sono dello stesso identico colore dei pantaloni. E eventualmente si possono anche abbinare questi pantaloni con il sopra di questa, il sopra di questa, che sarebbe questa, perché vedete anche la testa del gattino è viola. Quindi sono tutti scambiabili, intercambiabili, anche se è più bello il completo naturalmente. Anche qui 74-80 cm, veste esattamente come l'altro, un 6-12 mesi. Hanno delle taglie un po' strane queste marca, Lupi Lu. E così. Comunque sono tutte, da c'è scritto nella confezione, tutta da neonati, adatta per asciugatrice, se vi interessa questa indicazione, perché solitamente so che il pile non si mette in asciugatrice, ma questo ci va. Qua c'è il micio, fa meo. Vabbè. Poi ho preso come ultima cosa anche una cardigan, sempre per neonati, che è questo. Allora, su questo ho avuto più difficoltà nella taglia perché avevo comprato sempre la 74-80, che è sempre un 6-12, però una volta a casa gliel'ho provato e era piccolo, ovvero vestiva bene di spalle e di maniche, però si chiudeva, tiravano i bottoni, e dato che comunque sotto aveva solo il body, devo mettergli sotto almeno una maglietta di cotone, almeno insomma qualcosa in più oltre al body, sarebbe stata già piccola, quindi non vale la pena, anche perché questo è bello pesante. Questo è un articolo che mi è piaciuto tantissimo e quindi sono tornata subito e ho comprato l'86-92, che è esattamente la taglia in più, la taglia subito dopo, che fa 12-24 mesi. L'articolo in questione è questo, praticamente spero che si riesca a vedere il motivo, è questo cardigan, vedete questo è già più grandino, però a vederlo così sembra grande, ma veste poco, è così, vedete il fascione sotto con le righine in giù, ed è molto intelligente questo tipo di fascione, perché non si allarga, anche quando lo lavate gli date una botta per stirarlo, quei fascioni nell'altro senso tendono ad allargarsi, questi no, questo è molto, è perfetto. Poi il bello di dietro è che c'è la cucitura a metà e lo spacchetto, così anche se dovessi tirare un pochino, insomma veste meglio. E è tutto bianco, sì, più sul bianco che sul panna, ha queste trecce sul davanti, vedete, è chiuso con i bottoni veri e propri, non sono a pressione, sono dei bottoncini normali, e poi ha la manica tutta lavorata così, non ci sono trecce qui, ha il suo polsino, che è questa stessa cosa, con le cose all'ingiù, e il cappuccio è fatto così, vedete anche questa stessa lavorazione, con le due orecchiette, è molto simpatico. Il bello di questo giaccone, che è bello imbottito, è che a parte nelle maniche, cioè, che anche nelle maniche, all'interno e anche nelle maniche e nel cappuccio c'è, se lo apro che ve lo voglio far vedere, c'è tutta questa, questo, come posso chiamarlo? Non è proprio un pile, è una via di mezzo tra un panno e un pile. È tutto rivestito, vedete ragazze, quindi questo è caldissimo. Più che un cardigan, secondo me può essere utilizzato anche come giacchetta per uscire, proprio come fosse un giacchettino, un giubbino, anche perché, oppure dovete uscire, infilate una cosa al volo, vedete, infilate questo, secondo me è molto carino. Quindi la foto sembra molto, come dire, sembra molto corto. Non so, l'Angelica non veste così, veste, arriva un pochino più basso, circa qua. Adesso glielo proverò, comunque dovrebbe andare bene, al massimo lo teniamo per questa primavera, cioè per quando non ci sarà più bisogno del piumino, ma ci sarà ancora bisogno di un giubbottino, insomma ancora magari da tenere aperto, non lo
lo so, secondo me questa taglia, questa misura gli potrà andare bene anche dopo. Vederla adesso così rispetto all'altra è molto più grande, ragazze. Però, insomma, se l'altra faceva fino a 80 cm, questa parte da 86, però comunque il 12-18 non c'era, io ho preso 12-24, se grande pace lo userà poi l'anno prossimo o più avanti. Per 9,99 euro non me lo potevo fare scappare, perché veramente, ragazze, se rifinito bene, c'è cioè una bella maglia, poi tutto questo panno all'interno cucito perfettamente, non fa piegoline, perché a volte quando ci sono queste federe all'interno, le fermano qui dalle maniche, e le braccia invece sono di maglia normale. Invece queste sono rifinite proprio proprio bene. Mi è piaciuto, li ho spesi volentieri, ecco. Quindi questi sono tutti i miei acquisti, direi. Beh, avevo comprato anche un pollo per fare il brodo di pollo ad Angelica. Quindi, ricapitolando, a parte il pollo e la sportina, che sono 3 euro, sono speso sui 33-34 euro. Di tra tutte e il golfino. Questo è tutto, ragazze. Vi lascio, spero che questi articoli vi siano piaciuti. Fatemi sapere se anche voi avete comprato qualcosa di questo genere. Lasciatemi un vostro commentino che mi fa sempre tanto piacere. E ci vediamo presto con nuovi video. Se vi è piaciuto il video, appunto, lasciate un commento, un like e iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdere i prossimi video. Per questo periodo c'è stata una gran carrellata di video per shopping. Adesso arriverò presto anche con altri video tipo i terminati del mese di settembre, che sarà un video interminabile ma molto interessante, e con altri video in merito a tutto a tutte le varie cosine, insomma, che io di solito propongo nel mio canale. Un super bacio!